sono Elisabetta Marchitano e sono contenta stasera di essere qui per presentare questo libro di Sandra Pandža, è un romanzo d'esordio, la scrittrice è una scrittrice appunto croata, nata a Spalato, e è il suo primo romanzo e possiamo definirlo una sorta di romanzo di formazione. Perché? Perché appunto diciamo che il romanzo racconta le vicende di un arco temporale che va dal 1979 al 1991, quindi 12 anni in cui appunto assistiamo alle vicende biografiche di questa bambina di 7 anni e che poi diventa appunto un adolescente fino al 91. Dove appunto nella ex Jugoslavia, in pieno comunismo sotto Tito, e piano piano appunto però che succede? Che subito, immediatamente all'inizio del racconto, nel 1980, alla morte del capo, questa nazione si comincia a frammentare piano piano e quindi arriveremo poi nel 91 allo scoppio della guerra. Diciamo quindi che io devo subito dirvi che ho letto questo romanzo tutto d'un fiato ed è stata una lettura che mi ha assolutamente coinvolta, non riuscivo a smettere, andavo avanti e devo dire con tantissimi tipi di emozioni, che è stato proprio un crescendo, cioè soprattutto poi nel finale, vabbè, lì è proprio stata una commozione fortissima. Devo dirvi che appunto l'ho letto con anche forse un difetto di deformazione professionale, nel senso che io sono un insegnante e quindi leggendolo pensavo appunto ai miei alunni, perché comunque io insegno ai ragazzi dai 15 ai 19 anni e quindi leggevo le vicende di questa ragazzina e pensavo appunto ai ragazzi che vedo io quotidianamente. Quindi da una parte pensavo che c'è un'universalità, no? Nell'adolescenza che attraversa i tempi, nel senso che i problemi, le grandi questioni sono sempre le stesse, sia nelle democrazie che nelle dittature. Cioè i ragazzini appunto affrontano la pubertà, conoscono i primi amori, la separazione dalla famiglia, la ribellione dal padre alla madre, l'innamoramento non solo per un diverso, ma anche per un docente, per un professore. E tutte queste cose le ritrovavo nel tuo libro, appunto in Petra, la protagonista. Dall'altra io appunto sono un insegnante di storia e filosofia, quindi leggevo il libro leggendo anche le vicende di questa Jugoslavia, no? E che io ovviamente presento ai miei ragazzi, soprattutto ai ragazzi di quinta, prima già subito come un coacervo di nazionalismi, appunto la grande Serbia che poi ci porterà alla prima guerra mondiale, poi nel secondo dopoguerra appunto col comunismo, e quindi questo, ecco per esempio una riflessione su cui poi magari cercheremo anche magari di coinvolgere il pubblico se ci sono domande, e poi tutta questa grande questione del comunismo in cui io di solito propongo, diciamo, spiego il comunismo di Tito come un comunismo più umano, no? Dal volto più umano, questo si raccontava appunto, si racconta nei manuali della scuola occidentale appunto, perché ha intrapreso, ha tentato di intraprendere una terza via, no? Tra il comunismo e il liberismo. In realtà poi invece leggendo il tuo libro, il tuo testo, emerge subito un volto abbastanza, anzi simile, in questo mi sono portata dietro questo numero di Left che fra l'altro ha la stessa copertina del tuo libro, perché qui c'è una splendida intervista che Ilaria Bonaccorsi ti ha fatto, in cui tu dici appunto Tito era in fondo un altro Stalin, e questo è una questione su cui magari poi affronteremo, no? Cioè il discorso della dittatura, se è una dittatura non c'è una dittatura più o meno umana forse, evidentemente la violenza è sempre la stessa. Per cui c'era appunto c'è stata questa deformazione, nel senso che cercavo anche, penso che è un romanzo da proporre per esempio a scuola, io credo che lo farò ai miei ragazzi di quinta, perché? Perché forse meglio di tanti manuali di storia o di filosofia politica, ci dà l'immagine di quello che è davvero il comunismo. Ora poi magari vi leggo alcuni brani in cui appunto si vede questo questo grigiore, questo razionalismo, questa efficienza, questa uguaglianza che è solo un'uguaglianza maschile. L'altro aspetto che volevo dirti e che magari è interessante, su cui magari è interessante impostare un po' il dialogo, è che siamo praticamente coetanei io e te, quindi io leggendo il tuo libro pensavo ai miei anni dall'altra parte della barricata, cioè io ho vissuto quegli anni, gli anni '80 di qua, per me non solo di qua, ma da una famiglia comunista, per cui in una famiglia che vedeva il comunismo come un ideale. Per cui è interessante vedere come le nostre adolescenze si siano svolte, tu vivendolo direttamente e cercando una tua identità, o appunto Petra cercando una sua identità, qui poi magari vediamo quanto la biografia si allontana dal racconto. E io invece appunto cercando di ispirandomi a un modello che evidentemente però non ero assolutamente cieca, cioè pensavo a un modello di uguaglianza e di emancipazione, di rivolta, di ribellione, che in realtà invece non c'era. E poi appunto qui è assolutamente interessante il discorso, perché poi l'89 la scoperta, l'apertura degli occhi, no? E qui appunto Tito, che aveva provato a tenere insieme 6 repubbliche, appunto nazioni diverse per lingua, per cultura, soprattutto per religione, e poi di fronte probabilmente era un collante falso, questa è un'ideologia falsa, per cui poi alla fine è venuto fuori più nazionalismo, più religione. Però volevo arrivare un pochino, entrare un po' nel libro e cominciare a farti poi qualche domanda. Dicevo appunto, il libro si apre subito, siamo nel 79, Petra ha 7 anni e subito siamo catapultati in questa atmosfera di appunto grigiore, razionalismo, ecco il totalitarismo. Se io dovessi spiegarle ai miei ragazzi che cos'è il totalitarismo, leggerei appunto la cerimonia del giuramento in occasione della festa della Repubblica. Era il 29 novembre, ecco, tra l'altro se vuoi te lo posso recitare in croato, me lo ricordo ancora a memoria. Dai, io faccio la traduzione. Tra l'altro novembre sono, no ma dico appunto 29 novembre e poi il 15 novembre del 91 c'è il finale, oggi siamo il 13 novembre, insomma novembre è un mese per te importante, per tutti noi. Appunto vi leggo il pezzetto. Oggi che divento un pioniere, do la mia parola d'onore di studiare e lavorare con impegno, di rispettare i genitori e gli anziani, di essere un compagno fedele e onesto. Questa è la filastrocca che appunto insomma dovevano recitare i ragazzini a scuola. Di essere un compagno fedele e onesto che rispetta la parola data, di amare la nostra patria, la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, di contribuire allo sviluppo della fratellanza e dell'unità, le idee per le quali il compagno Tito ha combattuto. Ecco, per esempio, già subito qui viene subito il discorso, è tutto al maschile, cioè tu sei tutta eccitata, che devi vestirti con le scarpe in un certo modo, tutto, insomma, ci sono solo i maschi, è tutto, diventa un pioniere, compagno fedele e onesto. E poi appunto era il 29 novembre del 79, la ricorrenza della festa della Repubblica, durante la quale in tutto il paese migliaia di bambini avrebbero ricevuto i simboli tanto attesi, il foulard rosso da indossare intorno al collo, il cappellino blu con la stella a 5 punte e il libretto rosso. Quindi ecco, questa è l'aria. E poi appunto subito dopo la maestra ci fece salire sul palco, ordinati in fila per 2, seguendo lo stesso percorso imparato durante le prove dei giorni precedenti. I nostri genitori, insieme ai compagni del partito, ci accolsero orgogliosi con un caloroso applauso. Vado avanti, le parole del giuramento uscirono all'unisono dai nostri piccoli petti fieri, mentre lo sguardo del compagno Tito ci sorrideva dalla gigantografia appesa sulla parete dell'atrio. Cioè secondo me questa è un'immagine cinematografica quasi, no? Cioè il totalitarismo rappresentato in questa scuola, in questi ragazzini, tutto un piccolo esercito di bambini. E poi più avanti, per esempio, ancora quando devono andare al Parco Nazionale, no? D'estate a lavorare, ecco, il sudore dei giovani sarebbe stato ripagato con un divertimento assicurato, cioè sempre questo rigore, sempre questo lavoro, sempre questa... Allora, la prima domanda, e vengo alla domanda, se tu dovessi dare una definizione del comunismo, di comunismo, come l'hai vissuto, e poi... Ci sono degli aspetti che salveresti? Allora, intanto buonasera a tutti, grazie che siete venuti, grazie a te Elisabetta per questa bellissima premessa. Che domandona! Dare una definizione del comunismo da chi è sopravvissuto al comunismo, quanto difficile, la parola che mi verrebbe così di getto è che è stato un grandissimo inganno, e soprattutto scoprire questo inganno ci sono voluti tantissimi anni, quindi aveva forse un volto ingannevole perché apparentemente sembrava una cosa bella, invece non lo era affatto. Ci sono voluti tanti anni e questo lo posso dimostrare perché dal momento in cui sono arrivata in Italia, quando ho cominciato a studiare all'università a Roma, ho avuto alcuni esami proprio sulla storia del mio paese, dei Balcani, e ho cominciato a vedere, a leggere la storia del mio paese scritta dagli altri, quindi attraverso gli occhi degli altri, e lì ho cominciato a realizzare, nonostante era in atto ancora la guerra, nonostante è successa la tragedia, però non bastava perché io personalmente non mi rendevo conto che tutto quello che ho vissuto sotto il comunismo era davvero un grandissimo inganno, e determinate cose, soprattutto la figura di Tito, che per noi bambini e poi anche adolescenti era una figura importantissima. Delle volte lo si paragonava a un secondo genitore, un secondo padre, si vivevano delle emozioni incredibili, non solo il giorno del giuramento che era una sorta di primo passo di diventare qualcuno di importante, era il primo passo verso il Partito Comunista. Però era un personaggio molto carismatico, soprattutto per noi bambini, e quando ho fatto delle ricerche mentre scrivevo il libro ho visto alcuni video dei bambini dell'epoca, bambini quindi sicuramente oggi i miei coetanei, e gli facevano la domanda: perché ami il compagno Tito? E tutti rispondevano, questa era una cosa che mi ha colpito tantissimo, perché sorride sempre e mio papà non sorride mai, è sempre arrabbiato perché lavora tanto. Quindi il fascino che i bambini subivano da questa figura così forte, così ingannevole, era davvero impressionante. E poi noi sappiamo, insomma, quando bisogna fare delle separazioni, separarsi dalle figure che comunque ti suscitano grandi emozioni non è proprio facile. Quindi quando ho cominciato a studiare, quando ho capito che tutto quello che noi ritenevamo normale, anche nella stessa scuola, oltre agli insegnamenti di materie che tutti imparano, no? Dalle lingue, la letteratura, eccetera, avevamo anche le materie che ci preparavano alla guerra, quindi avevamo la difesa dello Stato, era una materia durante la quale noi dovevamo imparare a 15 anni come si sparava, cioè io mi sono anche rotta la spalla per capire come si incastra il fucile per poter sparare a un presunto nemico, come si costruiva una bomba a sorpresa dentro un libro. Dovevamo imparare come si indossa una maschera antigas. Tutte le case dal 70 in poi, quindi le costruzioni moderne, avevano necessariamente e obbligatoriamente i rifugi antiatomici, e per noi era normale, cioè per noi era normale finire di leggere un bel libro e poi studiare una materia di questo tipo senza renderci conto di quanta violenza fondamentalmente a piccole dosi ricevevamo ogni giorno. Per rispondere alla tua domanda, appunto, cos'era il comunismo, sicuramente è stato prima un movimento, poi un pensiero, un'ideologia che ha fatto innamorare tanti, ma poi fondamentalmente la grandissima delusione, e non per caso è crollato come l'effetto domino, e se no in pochissimi paesi ancora regge, proprio perché si è basato solo ed esclusivamente sulla soddisfazione dei bisogni delle persone, quindi sulla realtà materiale, annullando e negando completamente ciò che sono le esigenze degli esseri umani, quindi ciò che è una realtà psichica, ciò che ci rende umani, il rapporto tra gli esseri umani. Quindi di conseguenza, ecco, se lo posso definire, la parola è davvero un grande inganno. Cosa salvare, cosa non lo so, forse nel mio caso quasi nulla, forse direi che ogni cosa ci deve insegnare a imparare a rifiutare ciò che ci, come dire, nega come gli esseri umani, cioè avere la capacità comunque di svelare le cose che poi fondamentalmente ci negano, ci opprimono, e soprattutto qui sottolineo le ideologie che negano gli esseri umani in generale, ma soprattutto noi donne, e credo che il comunismo in questo ci è riuscito purtroppo molto bene. Grazie Sandra. Forse appunto per questo poi i padri erano tutti tristi, perché appunto questo è un altro aspetto, questa tristezza. Nella prima parte del libro c'è una tristezza, il vapore del brodo appannava i vetri, l'odorne di carne bollita entrava nelle narici, cioè sembra di sentire l'odore, non so come dire, è qualcosa che... Ecco, però a un certo punto... A pagina 19 muore Tito, e già qui c'è un passaggio grosso in cui appunto tu dici non riuscivo a elaborare una cosa troppo grande, non riuscivo a elaborarla. Però poi devo dire che è a pagina, mi sembra 60, sì, quando Petra va al liceo. Quando Petra va al liceo scatta qualcosa. E questa cosa, insegnante ovviamente subito, vi leggo un pezzettino. Oddio, qui devi aiutarmi nella dizione del nome della professoressa. Ero al liceo classico, la professoressa? Kovačić. Kovačić, era una donna sui 40, decisa e autoritaria, di una bellezza asimmetrica che catturava. Mi innamorai di quell'immagine femminile seduta stante, di quel modo di essere donna, elegante e decisa, severa con dolcezza, con quella falcata snella con cui camminava per i corridoi della scuola sui tacchi alti, senza esitazione, muovendo sensualmente i fianchi nel tailleur che ospitava il suo corpo esile. E qui devo dirvi che succede qualcosa, cioè... Comincia il racconto a essere più incalzante, più avvincente, mi viene da dire più vitalità. Allora, io ti chiedo prima, poi c'è un'altra domanda, ma la prima domanda che mi viene, ne sei stata consapevole di questo passaggio, cioè questa emancipazione di Petra al liceo? Cosa è successo nella tua scrittura? Che cosa è successo lì? Ma forse lo guarderei da due punti di vista, sicuramente quello stilistico. Effettivamente c'è stato un grandissimo cambiamento, perché il libro ho iniziato a scrivere ormai 2 anni e mezzo fa, cioè la prima parte, e poi l'ho lasciato, tra me e me mi sono detta, insomma, non è il momento, oppure uno dice, vabbè, sono entrata in crisi, no, artistica, però più che altro come se avessi capito che non ero ancora pronta per affrontare determinate cose, e forse non avevo maturato alcune cose, per cui Un anno e mezzo fa, quando ho ripreso a scrivere, nel frattempo c'è stata anche, come dire, una mia svolta personale, una ricerca che ho abbracciato, che mi ha dato tantissimi spunti, che mi ha risposto a tantissime domande, quella della teoria della nascita del professor Fagioli, e partecipo all'analisi collettiva, quindi per me è stata ed è fondamentale, soprattutto perché mi ha dato tantissime risposte che poi sono state anche proprio la chiave di scrittura, ma anche di lettura del libro. Quindi probabilmente questa vitalità che tu hai riscontrato nella seconda parte del libro in poi è dovuta anche a questo. Poi è ovvio che ci sono due momenti della vita che credo che ognuno di noi ha vissuto, sia da adolescente in prima persona, che è un momento di grande ribellione, dei grandi no ai genitori soprattutto, e poi quando siamo genitori lo viviamo dall'altra parte e quindi sicuramente è un momento importantissimo di crescita, di cercare comunque anche delle figure intorno che ti possano ispirare, che possono essere d'esempio. Quindi sicuramente per Petra, avendo vissuto sotto un'atmosfera molto opprimente, molto pesante a casa, ha trovato in questa figura femminile un'identità che comunque in qualche modo l'ha colpita e che sicuramente è stata anche una svolta per lei. E anche nella mia vita personalmente questa professoressa mi ha proprio aperto una finestra verso il mondo incredibile, mi ha avvicinato alla letteratura e forse proprio in quel momento della mia vita è nato proprio l'amore verso la letteratura e la scrittura, perché in quel momento, intorno ai 15 anni, ho scritto un piccolo romanzo che è rimasto poi tra i banchi della scuola, ce l'ho a casa in croato, non... però sicuramente è dovuto appunto a un momento, una svolta dove Petra nel libro ha bisogno, ha l'esigenza proprio di guardare oltre, di cercare delle risposte, non le bastano più, e soprattutto ha voglia di ribellarsi comunque a una situazione opprimente che appunto la nega come essere umano e poi soprattutto come... non posso dire donna a 16 anni, però insomma un percorso che poi l'avrebbe portato a un'identità di donna di oggi. Ecco, arriviamo al nodo, al punto centrale secondo me del libro e di tutta questa storia, che è questa identità femminile, perché io credo che qui appunto vengono fuori al liceo due personaggi importantissimi, Maya, la migliore amica, e questa insegnante. Devo dire che appunto l'identità femminile è centrale nel libro e prima tu dicevi appunto il comunismo è stato, ha negato l'identità femminile. Allora io leggevo e pensavo a me invece, a questo punto ora metto un aspetto autobiografico, nel senso che è paradossale, però dall'altra parte della barricata noi donne che vedevamo nel comunismo un ideale, in qualche modo ci omologavamo agli uomini, cioè per me al liceo era... più ribelle vestirmi con i vestiti di mio padre e non avrei mai pensato al modo di pettinarmi o al modo di vestirmi come tu fai invece nel libro per la festa, cioè io più negavo la mia identità femminile e meglio stavo, poi non stavo per niente bene, però diciamo che quel comunismo da questo punto di vista, quindi allora è interessante quanto invece una donna, chi vive nel comunismo cerca, cioè ci sono tantissimi aspetti dedicati alla donna che appunto per me non sarebbero stati concepibili dal mio punto di vista, donna di sinistra sessantottina diciamo per intendersi, per cui per esempio appunto l'abbigliamento, il modo di pettinarsi, tutta questa cosa con le amiche per esempio, no? questa femminilità appunto che viene fuori tantissimo, l'arrivo delle mestruazioni e poi soprattutto questo rapporto con gli uomini. Cioè, l'altra cosa, secondo me, geniale del libro è che questa identità femminile non si afferma negando il maschio, l'uomo, l'altro, mentre da noi si faceva questo. Cioè, invece qui ci sono 4 figure maschili importanti, no? Mattias, che è il primo bacio, ora non mi ricordo i nomi, me li sono segnati. Mattias è il ragazzino tedesco al mare, Dario, il primo bacio, Goran appunto è quello appunto fa perdere a Petra la verginità, e infine il grande amore, che è Mario. Allora, dicevo, e quindi ecco, per esempio nel libro è bellissima tutta questa dialettica uomo-donna, diciamo, no? Che fa venire fuori piano piano Petra, perché poi alla fine le pagine con Mario sono meravigliose, c'è una luce, poi appunto lì anche è interessante il tuo stile che cambia, perché è paradossale, ma quando poi ci arriverò, ma quando arriva la guerra viene fuori questa luce tua e del tuo amore, insomma tua e di Petra. Io poi vi faccio, ora poi mi spieghi quanto Petra è santa, perché sennò io continuo stasera a fare questa confusione. Insomma, Petra che appunto vive questo amore con Mario, in questo oceano appunto, no? questo sole, questo mare, e intanto comincia nel nazionalismo e c'è la guerra. Insomma, la domanda è questa, allora, come hai fatto? Come hai fatto a salvare o a raccontare, non lo so, insomma a vivere, a esprimere in questo libro questa ribellione femminile a questo mondo maschile che, come ho letto prima, cercava di omologare tutti? Cioè ovviamente nel comunismo le donne sono emancipate, questa è un'altra cosa che si racconta, che si spiega a scuola, no? In Russia le donne potevano votare, in Russia le donne potevano andare a lavorare, le donne, c'era un'emancipazione, però e poi si diventava soldati, si diventava maschi. Invece tu e le tue compagne di liceo, perché è grandiosa il rifiuto delle ragazze di fronte all'insegnante della guerra, no? Quello che appunto ho fatto. Per cui, allora, come hai fatto a disegnare, a raccontare questa immagine femminile? Come hai fatto a salvarla, questa femminilità, in questo mondo razionale e maschile? Prima di tutto trovando un'identità femminile propria, e non era una cosa nata così, ci sono voluti tanti anni, tantissima ricerca, tantissime domande alle quali ho ricevuto altrettante risposte, quindi sicuramente è stato un percorso lunghissimo, perché bisogna sapere che, ecco, rispondo alla tua domanda, alla tua curiosità, il libro è in gran parte autobiografico, però ovvio che ci sono alcune parti che comunque ho rivisto, nel senso che la voce di Petra, sicuramente la voce narrante, quella di Petra è quella della donna che io sono oggi, quindi la capacità di reagire di Petra, la vitalità di Petra, la capacità di rifiutare determinati rapporti sicuramente sono della donna che sono oggi, che forse in alcuni momenti Petra non era capace all'epoca, Petra Sandra. Quindi sicuramente nel libro, se vogliamo, troviamo quello che è una, come dire, ricostruire una storia sia del comunismo da una parte, ma soprattutto la storia di quello che sono stati i rapporti personali e soprattutto i rapporti uomo-donna, che sono fondamentali. E per rispondere alla tua domanda, come ho fatto, cioè come si fa, è una grandissima domanda, e qui non per caso il mio libro inizia con una citazione di Massimo Fagioli che dice che la libertà è l'obbligo di essere esseri umani, e qui come fil rouge sottolineerei la parola uguaglianza, che non ha niente a che fare con quella che ha proposto il comunismo, che è quella della nascita, cioè l'uguaglianza alla nascita che abbiamo tutti, e che poi diventiamo diversi, e quindi questa diversità ci deve arricchire, e soprattutto nel rapporto uomo-donna. Quindi, come dire, questa vitalità, questa capacità di Petra sicuramente della donna che sono oggi, in continuo movimento, in continua evoluzione. Ho tante ancora cose da imparare, però ripeto, Petra non era capace in quel momento a reagire, per cui la voce narrante ho trasferito a Petra con una ricchezza, una bellezza che ho trovato in questa enorme, grandissima ricerca. Non sto chiedendo se ci sono eventuali, perché oddio, lo so, no. Se ci sono domande, mi fermo un attimo, vediamo se... No, vado avanti. No, vado avanti e appunto affrontando un altro tema, secondo me fondamentale, grossissimo, forse anche lacerante, quando l'ho letto è stata proprio che il rapporto con tuo padre e anche tua madre, devo dire, è stata una, non so, un'esperienza veramente forte nel leggerlo, perché appunto c'è una durezza, una severità, un autoritarismo fortissimo e appunto ci sono tante pagine, ora non voglio se no, ma finché ve lo leggo tutti io. No, però c'è un punto, io volevo appunto il capitolo 16, il diario. Quando appunto questo è successo a tutti noi, penso spesso, spero non succeda ai giovani di oggi, però anche a me hanno letto il diario, e quando ti leggono, i tuoi genitori leggono il diario e succede questo scontro fortissimo, no? Scontro fortissimo, di cui volevo leggervi un pezzetto. Arrivai a casa affamata, sperando di trovare mia madre ai fornelli, con la cena pronta per essere servita. Entrai dal terrazzo nel corridoio e vidi mio padre in piedi in cucina con la sua tuta da lavoro blu. Non feci neanche in tempo a salutarli, che in un batter d'occhio mi trovai per terra con la bocca che sanguinava, un dolore alla testa assordante, il ronzio nelle orecchie, la vista annebbiata. «Sei una puttana! Ecco cosa sei!» Mio padre urlò con tutto il fiato che aveva nei polmoni, mentre io cercavo di capire cosa stesse succedendo. Vidi il viso di mia madre, il suo sguardo inerme mi fissava con disgusto. «Come hai potuto farci questo?» disse con voce spezzata. Ero sconvolta, sentivo le guance che mi bruciavano e in bocca un sapore metallico. Ero in preda al terrore. Mi ritrovavo davanti a due estranei che mi stavano processando per una colpa che non conoscevo. Guardai mia madre, odiandola per essersi resa complice di una simile violenza. Strizzava tra le mani il canovaccio della cucina, macchiato di pomodoro. Anche questa è un'altra scena fortissima proprio. E va avanti dicendo appunto, poi c'è questa frase finale, la mia schiena si piegò ma non si spezzò. Ecco. C'è quindi da una parte questo padre assente, tu dici no, lui lavorava in Crimea, autorità, poi quando torna è del tutto invece come se fosse due estranei, duro, che non fa né riconoscimenti né regali, mentre invece la madre è passiva, è succube. E un'altra scena forte è quando Petra va a trovarla nella farmacia, in cui c'è questa ossessione dei soldi, insomma. Ecco, mi sono chiesta, da una parte, come ha fatto appunto Petra a resistere, dall'altra, quanto c'entra il comunismo in questi rapporti familiari, cioè questa scissione completa, per cui da una parte il comunismo che proclama l'uguaglianza, la fratellanza, la solidarietà fra i popoli, magari erano bravissimi a fare discorsi politici, poi tornavano a casa e succedeva questo che succede, per cui sembra quasi che Petra viva e cresca in una famiglia di integralisti religiosi, non può fare niente. Nel diario ovviamente hanno letto le esperienze che Petra ha avuto con con i suoi compagni, con i suoi amori. Ecco, quindi e Petra e poi il padre, no? le proibisce di fare qualsiasi cosa, non può uscire, non può andare alla festa dell'ultimo dell'anno, non può fare niente, per cui allora questa anaffettività, questa non so, nemmeno, forse non so, non uso termini che non sono le consoli, però diciamo questa durezza, quanto è inciso poi nella guerra, cioè quanto questa durezza dei rapporti familiari poi ha portato a far sì che questo popolo si sia distrutto reciprocamente, insomma, no? Tu dici a un certo punto, forse nell'intervista, mio padre non ha più voluto poi parlare con i serbi, no? Ecco, quindi questo. Intanto vi svelo un piccolo segreto, questo capitolo l'ho scritto per l'ultimo. Non è stata una conseguenza di scrittura, probabilmente ci è voluto tanto tempo per decidermi anche di scriverlo, alla fine ce l'ho fatta, però è stato l'ultimo ad essere scritto e poi integrato nel libro. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo nell'arco delle varie presentazioni che ho fatto, mi è capitato di conoscere le persone anche stasera, le persone che alcune dall'ex Jugoslavia, Croazia o ecco in questo caso dall'Ungheria, che hanno letto il libro e mi hanno detto che hanno riconosciuto tantissime cose uguali, simili, come se leggessero il proprio diario, e questo insomma colpisce tantissimo, che poi nei paesi diversi, anche con le culture diverse, il comunismo abbia colpito nello stesso modo. Questo è davvero impressionante. La parola uguaglianza che comunque veniva sottolineata, delle donne, dei diritti delle donne, sì, potevano essere, ma erano assolutamente nel rapporto con la realtà materiale, no? Però poi dietro le mura della casa propria, nel rapporto uomo-donna, non esistevano. Non per caso la reazione del padre di Petra è una reazione violentissima quando scopre che la propria figlia è diventata una donna, quindi un'identità femminile che gli si pone davanti, che nega nel modo più violento possibile e che completamente distrugge un adolescente, no? Perché che colpa ho, cosa ho fatto. Nello stesso tempo Petra reagisce, adesso non voglio svelare per coloro che non hanno letto il libro in modo più ribelle possibile, no? Quindi rifiuta comunque di sottostare a questi diktat. Il padre di Petra è un padre che anche lui stesso all'inizio è rimasto folgorato, innamorato del pensiero comunista, del comunismo, e poi completamente deluso, e questo l'ha portato a una gravissima, grandissima depressione. Come si fa ad uscirne da tutto ciò? E soprattutto, se mi hai fatto la domanda se queste cose poi hanno portato alla guerra, ovvio che la situazione in ex Jugoslavia e la fine del comunismo in ex Jugoslavia è stato il modo più atroce in cui è finito rispetto ad altri paesi. Ora non voglio ovviamente qui entrare perché poi tu sei storica e sicuramente lo saprai meglio di me, le ragioni sono state tantissime, ma sicuramente una di queste era dovuta da questo pensiero comunista che ha completamente spogliato gli esseri umani dal loro essere umani. Quindi, come dire, e non per caso, per esempio, io non ho voluto scrivere un libro sulla guerra, perché ho sempre pensato che la guerra è un atto finale di una tragedia che nasce molto tempo prima in un pensiero che sia malato, quindi in questo caso è sicuramente anche per quanto riguarda la storia del mio paese. E poi che altro mi hai chiesto, che mi sono confusa? No, mi stai rispondendo, nel senso sì. Quanto è inciso? Sicuramente tantissimo, ripeto. No, ora mi viene, mentre parlavi, mi viene appunto quanto, quando, cioè, tolto questo coperchio, diciamo, della dittatura, poi oggi vediamo nei paesi dell'est, in Ungheria, quanto invece il nazionalismo, anche il fanatismo religioso, no? viene fuori. Tu a un certo punto lo dici nel libro, tolsero e poi dopo misero la croce, insomma. Per cui, ecco, ti sei data una risposta a questo? Cioè, come mai in quei paesi comunisti in cui si perseguiva l'ateismo di Stato, poi invece si sono rivelati più religiosi di altri? Qui la risposta è data a qualcun altro, ovviamente, non io, di grande complicità tra ragione e religione, no? Quindi le sorelle gemelle, mi verrebbe da dire. E la cosa impressionante è stata proprio questa, anche mio padre, che è stato un comunista con il libretto rosso sul comodino fino al 90-91, dal momento in cui è nata l'idea della indipendenza della Croazia, di conseguenza anche delle altre repubbliche che l'hanno voluta, tutti, ed è stato davvero impressionante, e lo è tutt'oggi quando torno in Croazia, tutti sono diventati cattolici, ed è una cosa impressionante vedere anche le persone che sono stati anche militari, quindi comunque hanno avuto anche un rifiuto totale della religione, perché ripeto, nel nostro paese non è che era proibita o non si poteva essere credenti, però non si potevano ricoprire i ruoli pubblici, non era ammesso, non si poteva ovviamente far parte del partito comunista se andava in chiesa, per cui è ovvio che una gran parte delle persone lo facevano quasi di nascosto. Dal momento in cui è nata l'idea dell'indipendenza della Croazia, anche lo stesso ex presidente ormai defunto Franjo Tuđman ha usato proprio la religione ai fini propagandistici, no? E questo poi ha sfoggiato anche nel nazionalismo, e devo dire che in questi giorni che assistiamo a quello che è davvero la tragedia dei profughi siriani, e anche qui l'amica ungherese, non ne andiamo molto fieri da tutto quello che succede, le frontiere che si chiudono, i muri che si innalzano, e soprattutto dai paesi che hanno potuto trarre davvero un insegnamento da quello, perché soprattutto nel nostro caso noi sappiamo cosa significa essere profughi, invece ha sfoggiato in un nazionalismo, una chiusura totale. Allora perché questo? E qui ritorniamo sempre sul discorso del comunismo, che ha spogliato gli esseri umani dal loro essere umani, quindi non c'era la possibilità di avere una propria identità. La propria identità significa saper dire di no, saper rifiutare ciò che ti nega come essere umano, ciò che ti nega come donna. Non avendola, automaticamente si abbraccia un qualcosa che assomiglia, no? Quindi certo, a una cosa astratta, e penso che questo poi sia la chiave di capire come mai da un giorno all'altro si butta il libretto rosso e si abbraccia la croce. Sì. Anche appunto rispetto ora a queste vicende degli immigrati, no? E questi muri che si alzano, però mi veniva prima di pensare, quando tu raccontavi di Tito che istruiva, insegnava agli jugoslavi il nemico esterno, no? La logica, cioè il comunismo insegnava sempre ad avere, cioè c'è sempre un nemico fuori di noi, no? Non è interno, quindi è sempre la stessa logica. Oggi si riapplica, quindi sono loro, quindi in qualche modo forse c'è una risposta in questo libro, anche alle vicende ultime. che stanno avvenendo. Sì, perché il discorso è sempre anche lì, il discorso del diverso, cioè noi dobbiamo guardare il diverso come una persona che ci deve arricchire, che ci può arricchire, non è una minaccia alla nostra identità, ma questo si può pensare solo se c'è una solidità della propria identità. Certo, sì, perché sennò l'altro viene visto come una minaccia. Senti, appunto, tu hai detto prima, dicevi, non hai voluto scrivere un libro sulla guerra, però ti giuro che hai reso benissimo. Io devo dire che l'imminenza della guerra, cioè quelle, le pagine in cui descrivi l'arrivo della guerra, sono delle pagine folgoranti, cioè sembra di stare lì insieme a te nel rifugio a un certo punto. E appunto soltanto in fondo ci sono alcuni segnali e volevo anche qui leggere un pezzettino. Ah, ecco, guarda, ho trovato il pezzo. La faccia e il martello lasciarono ben presto il posto dei crocifissi, per la gioia di mia madre, l'intero paese, mentre invece la nonna, simpatica la nonna, la nonna è atea, odia i preti e ti racconta le favole. L'intero paese si colorò di bandiere a scacchi bianchi e rossi, mentre i primi spari dei villaggi intorno a Knin vennero nascosti dalla folla di gente che intonava l'inno croato. Quindi qui comincia a crescere la tensione. E poi bellissime le pagine, devo dire, del rifugio, e anche la corsa tra i cecchini è una cosa veramente... Ecco, mi sono chiesta, ma questa è un'invenzione? La corsa da Mario? No. No. Mi fermo perché... No. Sì. L'ho finito in modo, diciamo stilisticamente parlando, l'ho finito in modo, però poi c'è stata mia madre disperata, perché io, il grande, come dire, il dilemma che mi divorava in quei momenti era terribile questo pensiero: con chi voglio morire? Accanto a chi voglio morire? Accanto ai miei genitori o accanto a Mario? Ed era una cosa che mi divorava, per cui tra un allarme e l'altro, tra una sirena e l'altra, ero sempre titubata dove rifugiarmi, e lì mi ricordo quel giorno non ce la facevo più, avevo bisogno della normalità in qualche modo, e mia madre era disperata, non mi voleva far andare via, io proprio non ho visto più, ho preso questo autobus, correvo la scena dei cecchini, è vera, però poi alla fine ero contenta che ero arrivata nel rifugio di Mario. E mia madre ovviamente era disperata, ha convinto un vicino di casa, non mi ricordo mio padre dove fosse, di andarmi a prendere a casa di Mario in una città completamente oscurata, quindi bisognava guidare con i fari spenti, e lì pure fece una scena: dove sei andata? Ed è disperata perché ovviamente... E lì mi ricordo che, insomma, siamo entrati in macchina e lui, insomma, percorreva questa strada, io mi sono voltata e dietro di me c'era in atto il bombardamento della parte della marina navale dietro lo stadio, e io vedevo queste esplosioni, queste luci in mezzo al buio, era una cosa impressionante, insomma, sì. No, ecco, appunto, io mi sono chiesta, tutta questa vicenda della guerra che insomma è dentro, no? Ecco, quanto la scrittura, scrivere questo libro ti è servito per elaborare? Tantissimo, tantissimo. Come dicevo prima, ci sono voluti tantissimi anni. Dal momento in cui l'ho scritto, quindi... avevo bisogno di ricostruire una storia, di ricostruirla anche in un modo diverso, perché poi Petra, con la sua vitalità, con la sua voglia, ci porta comunque speranza, cioè Petra è una forza, e quindi il messaggio del libro, insomma, se traspare questo, io sono contenta se sono riuscita in questo. Però la cosa che mi sono resa conto è che io per tanti anni non ho parlato affatto né dell'esperienza della guerra, né della guerra in generale, né con i miei amici. Mio figlio fino a poco tempo fa non sapeva nulla, perché anche in quello mi sono chiesta come mai una cosa così forte, così difficile, così tragica non fosse uscita fuori prima, e come se in qualche modo mi fossi risposta, ma in quel periodo in cui non ho parlato ho pensato che era una cosa normale, cioè faceva parte di quel pensiero no comunista che determinate cose, determinate violenze ci sono e possono essere normali, no? Come insegnare ai ragazzi, ai bambini montare i fucili piuttosto che... E lì ho avuto proprio una reazione davvero, davvero forte. Quindi diciamo che Egidio sicuramente è il figlio di tante cose, di tantissime cose, quindi è anche forse un piccolo regalo che ho voluto fare a Lea. Abbiamo le conclusioni. Senti, io devo dire che appunto la parte più forte, una delle parti più forti è quando in mezzo al bombardamento, nella disperazione più totale, avviene qualcosa di straordinario e forse anche magico, non so, io l'ho definito lo scongelamento di tuo padre. Lì per tutto il libro il padre di Petra il padre di Petra appare come un uomo appunto terribile. Io veramente a me facevo paura, poi lì invece una valle di lacrime, cioè lì è forse il comunista che si rende conto subito, appena scoppiata la guerra, subito, istantaneamente, che doveva salvarti, ed è forse l'amore più grande. Allora, e appunto dice, a parte quando chiedi dov'è Maya, e lui dice non c'è perché è il padre di Maya che ci sta bombardando dal mare. Ecco, nel libro, in tutto il libro ci sono delle frasi, una frase che racconta una storia. Crollai a terra, non potevo reggere anche quello. In pochi minuti la mia vita era stata centrifugata e avevo bisogno di aggrapparmi a qualcosa pur di non affondare del tutto. Scoppiai in lacrime, singhiozzai, scuotevano tutto il mio corpo. Mi buttai sul petto di mio padre, quel petto che da piccola mi aveva cullata con il proprio respiro 1000 volte. Mi sembrò come se una delle schegge di quelle bombe impazzite avesse spaccato il ghiaccio intorno a lui, facendolo sciogliere. Fuori il mondo crollava in pezzi, dentro quel rifugio antiatomico mio padre mi abbracciò. Ecco, niente, ti chiedo di raccontarci qualcosa di più di questo momento, perché veramente, cioè, come hai potuto, che cosa ci hai voluto raccontare di questa, in questa figura, no? Cioè, allora qualcosa del comunismo si può salvare, io sono sempre la solita 68enne. Allora, come Petra raccontava, io ho i primissimi, più che ricordi, le sensazioni che ricordo di mio padre, e poi mi ha raccontato sempre che io piangevo da bambina continuamente, da neonata, soprattutto se mi teneva tra le braccia mia madre, chissà perché. E l'unico modo per calmarmi era che lui mi appoggiava sul suo petto, no? E quindi io evidentemente con la respirazione, con la pelle, mi calmavo. E quindi nel corso degli anni, sempre facendo questa ricerca enorme, bellissima, ho imparato che non si nasce così, si diventa così, e credo che la svolta della mia vita è stata con la nascita di mio figlio, quando mi sono resa conto che neanche io ero capace di provare determinate cose, e quindi ho deciso di reagire. Ci è voluto tanto coraggio, per darsi dentro ci vuole tanto coraggio, e dal momento in cui ho capito, quando si perde quella sanità alla nascita, c'è la possibilità di riaverla, di diventare belli, di avere un'identità. E quando ho finito di scrivere questo libro, l'ho detto a mio padre, e mio padre mi ha chiesto, dopo un breve silenzio al telefono, se sono felice. Gli ho detto tantissimo, e mi ha detto anch'io lo sono adesso. E da lì ho capito anche che mio padre evidentemente ha intuito che si possa cambiare, che si possa essere diversi, che il comunismo ha tentato di annullare l'essere umano, ma non c'è riuscito alla fine del tutto, perché c'è sempre una speranza, perché, come dice appunto il professor Fagioli, c'è una sanità alla nascita. E quindi in qualche modo questo abbracciare Petra nel rifugio, dove crollano tutte le sue teorie, che tutto ciò che è bello dura poco, che non bisogna farsi ingannare dalla bellezza, sono crollate, ed è lui quello che decide poi di mandarla via. Quindi Petra in qualche modo diventa anche per lui un riscatto, una ricerca di ritrovare ciò che ha perduto, perché è possibile, perché Petra ce l'ha fatta, come tante altre persone, e in qualche modo attraverso Petra ce l'ha fatta anche il padre di Petra. E quindi Petra, appunto, suo malgrado, perché lei non vuole partire assolutamente, e si ritrova su questa nave, e questa partenza è, tu lo dici chiaramente, una seconda nascita, la nave è un utero, no? Tu dici. Ecco, ti chiedo appunto cosa sei oggi, e cosa sono, per chi sono adesso, per esempio Maya, che fine hanno fatto i tuoi amici, gli hai raccontato, Lo volete fare anche voi, Allora, intanto Petra, Sanda, o Sanda Petra, insomma, oggi è una donna con un'identità, una donna realizzata da tanti punti di vista, e questo è il più bello, anche se litighiamo tutti i giorni. In continuo movimento, in continua ricerca, in continua evoluzione, sicuramente con una gran gioia di vivere. Per quanto riguarda le amicizie, i personaggi del libro, con alcuni ho avuto fortuna anche di rivederli, altri no. Sicuramente l'incontro più importante è stato quello con Mario, dopo 24-25 anni, l'estate scorsa, quindi è stato sicuramente un momento che mi è servito tantissimo, perché anche lì mi sono resa conto che non è avvenuta mai una vera e propria separazione, e gli ho detto che stavo scrivendo il libro, perché in quel momento, quando ci siamo incontrati, lo stavo facendo, non era ancora terminato. Lui mi disse: vabbè, ma che scrivi a fare, su di me non c'è nulla di buono. E io invece gli ho detto: in ognuno di noi c'è sempre molto di buono. E ci siamo abbracciati, è stato un incontro molto breve, ma molto importante per entrambi, e anche lui ha detto: vederti così bella, felice, realizzata, mi fa felice anche a me. Per quanto riguarda la mia terra in generale, è molto contrastante, devo dire, tornare lì. Adoro il mio mare, adoro il mio popolo, però poi ci si rende conto che la guerra lascia tantissimi segni anche a lungo, e quindi ci vorranno ancora tanto tempo, tanti anni che si riprende comunque una situazione. Però poi ho dato a molte mie amiche in Croazia il libro a leggere, perché poi tante di loro si sono anche laureate in lingua, insomma parlano in italiano eccetera, ed è stato bellissimo perché, come dire, è stato un tuffo nel passato molto bello, molto commovente, e, sì, devo dire sì. Io ho esaurito le domande. Benvenuta a una domanda. Vai, grande King. Che riguarda, prima di tutto volevo fare... Aspetta, forse riusciamo a... Lea, vai, prova. Prima di tutto mi è venuto veramente... Cioè, ti volevo fare i complimenti perché veramente mi hai fatto emozionare. Io chiaramente, avendola letto dall'altra parte della tua stessa parte della barricata, e stavo veramente, io pianto tantissimo, che fino ad ora, cioè, mi sale sempre l'emozione. Comunque la domanda riguardava più che altro, mi ha fatto pensare che l'italiano non è la tua madrelingua, non è neanche la mia. Insomma, e questo libro l'hai scritto in italiano, e volevo un attimino sapere che cosa ti ha significato scrivere in italiano un libro che insomma è una lingua acquisita, e qual è il tuo rapporto con la lingua italiana? Io direi il momento in cui ho cominciato a sognare in italiano, non ho avuto più dubbi che... Sì. Sicuramente l'italiano è parte che è la lingua della bellezza, è una lingua talmente melodica, musicale, bella. Da un punto di vista della scrittura ti dà anche tante soddisfazioni perché ha tantissimi termini, quindi rende molto bene. Io devo dire che nonostante che più della mia vita che vivo in Italia che in Croazia, io fin dall'inizio mi sono sempre espressa molto meglio in italiano che in croato. Un po' perché il croato è una lingua davvero molto difficile come pronuncia, piena di consonanti, di questi suoni, quindi... Però poi sicuramente anche collegato al fatto di aver trovato la mia rinascita, o aver ritrovato la nascita in questo paese, e quindi, come dire, non ho avuto le esitazioni quando ho deciso di scrivere un libro, di scegliere di scriverlo in italiano. E poi c'è da dire che la lingua croata, poi io parlo quando sono a casa con le mie amiche, noi parliamo in dialetto dalmata, che ha tantissime parole che provengono dal Veneto, per cui, come dire, forse ce l'ho nei geni, il fattore... italiano, quindi devo dire che insomma non ho avuto assolutamente nessuna esitazione, neanche difficoltà, perché il mio incubo peggiore sono le doppie, non so, forse ve ne siete accorti che non le dico, poi quando mi dicono guarda si dice così e non così, io non sento la differenza, forse anche per te, cioè nelle lingue... No, nelle lingue dove non esistono le doppie, insomma, faccio fatica. Poi devo dire che lo staff meraviglioso dell'Asino d'Oro ha fatto in modo di correggere, insomma, le mie mancanze, le mie carenze, quindi... Però ecco, insomma, dal momento in cui si comincia a sognare in un'altra lingua, significa che c'è una appartenenza totale. Adesso me l'hanno chiesto i miei croati, mi hanno chiesto insomma di tradurlo in croato, Rossana. Infatti questo dicevo io. Temo un po' però le reazioni forse dei familiari. No, scherzo. Vedo che c'è un'altra domanda. innanzitutto la volevo ringraziare perché ho letto il libro praticamente in una notte, 2 giorni fa. No, la volevo ringraziare perché con questo libro dà la possibilità a tanti adolescenti come me, io sono in quinta, di affrontare magari un periodo, un popolo, la storia di un popolo che per motivi di tempo, per motivi di organizzazione spesso e volentieri a scuola non si fa neanche in tempo a affrontare. E invece ecco, questo periodo, magari quello che va dal 70 al 90, rimane spesso e volentieri per noi, per la nostra generazione, quindi non per quella dei nostri genitori o per quella dei nostri professori, un periodo completamente buio. Cioè, in quel periodo c'è il vuoto magari, no? E invece è un periodo tanto vicino e che vale veramente la pena di conoscere, insomma, quindi grazie. E poi volevo chiederle oggi che cosa che consigli darebbe a un ragazzo, una ragazza che comunque entrano nel mondo dell'affrontare la vita e in un mondo di valori che sembrano spesso e volentieri tanto lontani, cioè non si sa più per cosa combattere. E da quello che ho capito, insomma, dalla sua esperienza, è stata capace di ritrovare i valori e di dare un senso profondo a quello che si ha e a quello che si vive tutti i giorni, no? Quindi questa è una curiosità più che altro. Grazie. Intanto io ringrazio te davvero perché mi emoziona molto, non solo sapere che sono riuscita comunque ad arrivare, no, a tante persone, ma poi ecco nel mio piccolo sapere che questo libro possa essere in qualche modo di insegnamento alle nuove generazioni mi emoziona, mi commuove, insomma mi sento piccola così perché... la vostra età e guardo te e potrei guardare anche a sinistra, è un'età che intanto abbiamo affrontato, abbiamo passato tutti e quindi sappiamo benissimo che è un'età difficile, forse ancora più difficile nei giorni d'oggi devo dire, perché abbiamo un mondo che corre alla velocità della luce, quindi è tutto... c'è troppo, fin troppo, no? Intorno. Il consiglio che vi posso dare nel mio piccolo è di essere curiosi, di avere la sete di conoscenza, di studiare, di leggere, questo vi dà la capacità davvero di farvi una vostra opinione, di avere un vostro pensiero e la capacità che poi vi permette anche di saper dire di no nei confronti dei pensieri che in qualche modo vi possono bloccare, negare, non abbattervi se capita un no nella vostra vita. L'altro giorno, ecco, lo racconto proprio nel piccolo, leggevo, insomma, c'era l'attrice Meryl Streep che io adoro, che aveva scritto, che fece un primissimo, come si dice, il provino, no? Davanti a un regista, e il regista le disse: sei troppo brutta per avere questo ruolo. E lei disse: per una donna sentirsi dire, soprattutto a una ragazza di 19 anni, sentirsi dire una cosa del genere. E poi ha detto: beh, volevo dire a questo signore che io oggi ho 18 nominei Oscar, cose. Ecco, questo per rendermi, insomma, più vicino l'idea. Davvero, studiare tantissimo, questo è davvero la vera ricchezza dalla quale traerete sempre il meglio. E questo lo dico a te e rivolgo anche. È diventato rosso comunque. Passo ai ringraziamenti allora. Posso intanto io ringraziare a te, grazie mille. Ringrazio prima di tutto tutti voi che siete stati qua, ringrazio Rossana e l'Asino d'Oro per avermi dato la possibilità di presentare questo gioiello e ringrazio Sandra per essere stata qui con noi, arrivederci alla prossima. Grazie a voi, grazie. Wonder I